Bentrovati a una nuova puntata di Qui Emilia Romagna. Oggi parliamo di giardinaggio che secondo diversi studi non avrebbe nulla da invidiare alle più blasonate attività fisiche. Secondo gli esperti, infatti, passare il tempo tra i vasi, le potature, il giardino offre benefici dal punto di vista della salute non dissimili da quello di un allenamento in palestra. Vediamo se è vero. Noi lo chiediamo al nostro ospite di oggi. È in collegamento con noi Matteo Minelli di Minelli Garden, ben trovato Matteo, buongiorno. E che appunto è titolare di un'azienda, un garden center che si trova a Buonacompra, a Cento. Sì, il comune di Cento, esatto. Ci fa bene fare giardinaggio, vero Matteo? Tanto, soprattutto in questo periodo, aiuta la mente, il corpo e lo spirito, tanto. Ecco, nella vostra realtà, adesso partiamo un po' da raccontare anche che cosa si può trovare in questi mesi, visto che bisogna sempre seguire una stagionalità per quanto riguarda le piante da interno, da esterno. Io so che maggio appunto è un po' il mese dedicato alle rose, che sono tantissime. Ci racconti un po' la varietà, che cosa riusciamo a coltivare con facilità anche sui nostri terrazzi, nei nostri giardini, c'è molta richiesta. Sì, certo, le rose è un mondo immenso, variegato, allora a seconda della posizione dove uno vuole, a seconda della posizione c'è la rosa dedicata, quindi c'è la rosa cespuglio, la rosa da taglio, la rosa paesaggistica da fare le bordure, c'è la rosa rampicante, la rosa botanica, la rosa selvatica o canina, anche quella che si utilizzano i sinorrodi per fare certe essenze anche. Ma quante specie esisteranno? Un centinaio? Ne esisteranno ma delle migliaia ne esistono, sì. Anche perché adesso le case ibridatrici stanno selezionando costantemente varietà nuove. Ne hanno dedicate, la Meiland ad esempio è una casa francese famosa, è dedicata una a Monica Bellucci, a Julio Iglesias. E poi quella che avete visto nella foto prima è un cavallo di battaglia, si chiama Pierre de Ronsard, è una rosa meravigliosa, anche resistente alle malattie. Ma è facile prendersi cura di una rosa? Quali sono le sue esigenze? Ma sì, non necessitano di particolari cure, a parte questo periodo dell'anno che va da aprile a giugno, in cui diciamo sono un po' più delicate agli agenti atmosferici e alle malattie esterne, quindi ci sono due prodottini naturali, zolfo e rame, che vanno dati e nebulizzati sulle rose e un po' di insetticida all'occorrenza. Poi del resto, ecco, una cosa importante è la cura quasi quotidiana, cioè almeno andare a togliere i fiori secchi e sfioriti. Questa cosa qui aiuta tantissimo la ripresa di nuovi boccioli e quindi l'emissione di fioriture abbondanti continua. Voi... La potatura si farà poi nel periodo invernale, quindi fine febbraio, dopo i freddi. Ecco, lì è l'unico momento che bisogna dedicare un po' più di cura. Ecco. Voi avete il vivaio, consigliate le persone sugli acquisti seguendo anche la stagionalità. Ci accompagni un po' nel percorso dell'anno? Abbiamo parlato di rose in maggio, in giugno per esempio quali sono le piante che troveremo con più facilità e che è il caso di magari piantare o assistere in quel periodo? Allora giugno troverete ancora tante piante fiorite, come vedete nelle foto, ancora tante fioriture stagionali e mediterranee. Poi dopo noi lo dedicheremo, visto anche il periodo caldo, alle piante grasse, succulente, aspina, caudex. Avremo una zona molto ampia del nostro garden dedicata a queste innumerevoli varietà e queste particolari piante. E ci saranno anche specialità, rarità, sempre con la nostra assistenza e i nostri consigli tecnici. Sono considerate forse piante più facili da accudire per quelli che stanno cercando di avvicinarsi ma non hanno ancora il pollice verde? Beh, sicuramente sì, non hanno delle grosse particolarità, hanno solo alcune indicazioni che sono un po' diverse dalle altre, per cui bisogna bagnarle tanto d'estate le piante, quando la temperatura cresce fino all'autunno, bisogna bagnarle tanto ma abbondantemente e poi lasciarle seccare.
In questo modo il bagnato e il secco aiuteranno la pianta a diventare più bella, la pianta grassa, e a mantenersi meglio. E È ci un po' sono, opposto dalle altre piante, diciamo, ecco, e senso. infatti invece ci sono piante che magari abbiamo dovuto ricoverare durante l'inverno in casa ed è il caso invece ora di metterle fuori. Su quali consigli si possono dare alle persone anche per questo? Sì, le piante grasse per la maggior parte, a parte quelle africane o del Madagascar, diciamo che la maggior parte delle piante ama il fresco e la luce d'inverno, per cui noi consigliamo di portare la temperatura tra i 5 e i 10 gradi in un ambiente luminoso ma secco e quindi non bagnarle. Viceversa, se uno non ha tempo, non ha posto e ha posto solo in casa, va bene, l'importante è non bagnarle, bagnarle molto poco d'inverno, altrimenti si rischia che vanno in marcia senza. Voi aiutate un po' anche le persone con i vostri corsi, no? Le potete accompagnare anche a riconoscere le varie piante, sapere come gestirle. Che tipologie di corsi offrite al vostro pubblico? Esatto, noi in questi accompagniamo con questi eventi che facciamo durante l'anno, accompagniamo i clienti con dei corsi dedicati che sono per la maggior parte gratuiti, ma sono semplici, dove diamo delle indicazioni pratiche e semplici da capire e da fare, ecco. A volte sono anche ripetitive, ma è necessario farlo perché dopo il cliente lo vediamo anche quando viene a fare l'acquisto, è già autonomo ed è anche invogliato a comprare altre piante. Noi siamo sempre lì perché poi e noi vogliamo aiutare anche le persone, anche con le nuove varietà, quando entrano nuove varietà, a consigliare. Però vediamo che, ecco, diciamo che cerchiamo di divulgare questa cultura del verde anche in modo semplice e pratico ai clienti. Ad esempio, so che appunto parlerete di balcone, che cosa è opportuno coltivare sul nostro balcone, come farlo, l'esposizione, l'irrigazione. Spieghi Esatto. un po'. Questo fine settimana faremo due corsi. Questo domenica, ecco, è dedicato al balcone, lo faremo in collaborazione con la CIFO, con il nostro fornitore, e parleremo di quali sono le piante più indicate per i balconi, terrazzi, in base all'esposizione anche, sole, ombra, mezz'ombra, e come mantenerle e curarle nel tempo. Ecco. E Ale? Sì, prego, prego. Dico, no, sabato ne faremo un altro un po' particolare perché è sempre per aiutare la gente anche ad un approccio del verde, parleremo delle piante spontanee delle nostre campagne, quindi andremo proprio in campagna e nei parchi a vedere e osservare le piante spontanee. Volevo chiedere una curiosità, nel suo caso, Matteo, quando è nata la passione in lei per le piante, appunto, dopo ha costruito questo Garden Center ormai già da diversi anni. Sì, il Garden Center è stato inaugurato il 26 febbraio del 2011, quindi a 13 anni. Però la passione è venuta, diciamo, da quando ero un adolescente. Adolescente avevo 16 anni e avevo questa passione forte. Ho fatto l'istituto agrario, poi però ho abbandonato per un certo periodo iscrivendomi a economia e commercio, ma poi dopo questa passione è ritornata fuori e mi sono rimerso nel settore del verde, prima nell'orticoltura e poi Sì. dopo nel settore serre e floricoltura e florovivaismo. Ed è E bello quindi poter adesso avvicinare insomma anche tante persone che hanno la curiosità, magari c'è anche chi terminato il lavoro si avvicina alla pensione, a questo desiderio, chi comincia da giovane, voi insomma li affiancate. Allora, io la ringrazio Matteo Minelli di Minelli Garden per averci un po' raccontato anche la panoramica delle piante che possiamo trovare in questo periodo e termina qui la nostra puntata di Qui Emilia Romagna. Grazie per averci grazie. seguito. Buon Grazie a proseguimento. voi. Arrivederci, grazie.